Un caro saluto a tutti voi. Allora comincia un ciclo di approfondimento legato alle citazioni astrologiche, era una cosa che volevo fare già da molto tempo, quindi siccome è un ciclo di video molto veloce e rapido, quindi comincio con questo ciclo dove vi porterò occasionalmente eh, una tantum dei piccoli video di approfondimento legato legati questi video a delle citazioni appunto astrologiche. In particolare eh, quello che ho in mente è di portarvi citazioni di autori di astrologia, quindi non di altri campi, quindi astrologi, anche che sono appartenuti al nostro passato, ma anche quelli che sono appartenuti, che appartengono al nostro tempo, con lo scopo di ragionare sul tipo anche di ragionamento che certi autori ci tramandano e ci comunicano. In questo primo ciclo eh, vi porterò una serie di aforismi di Gerolamo Cardano, che è stato medico matematico e astrologo rinascimentale, no, è nato a Pavia nel 1501 e morto a Roma a, nel 1576. Gli aforismi che Cardano ci offre sono molto complessi. Alcuni sono molto complessi, quindi non si prestano per un approfondimento video di pochi minuti. E quindi che cosa ho fatto? Ho scelto eh, solamente gli aforismi un po' più semplici, un po' più immediati, eh, che ci permettono appunto di fare un ragionamento, eh, diciamo così, a braccio per in qualche modo evidenziare i ragionamenti che provengono. Diciamo dalla letteratura astrologica. Lo scopo è quello di testimoniare con estrema tranquillità e con estremo animo pacifico, eh, che cosa, una gravosa assenza negli approcci dell'astrologia contemporanea, del dato, dell'informazione, della profondità della conoscenza astrologica a 360 gradi, ovvero eh, la letteratura antica non può essere considerata come obsoleta, io l'ho considerata come obsoleta per molti anni, io provengo dal mood della moderna, ma proprio entrando, eh, inizialmente l'ho fatto quasi con obbligo e con nausea, con fastidio, entrando nella, nel mondo della tradizionale, ho cominciato a capire che il mio giudizio era un pregiudizio era una, eh, una assurdità il ritenere le conoscenze antiche come fuori corso, fuori dal nesso storico. Non è vero. Anzi, eh, generalmente eh, chi eh, ha questo tipo di pregiudizio, che l'ho avuto anche io, quindi non ho assolutamente problemi di ammet ad ammetterlo, eh, ha questi pregiudizi. In eh, assenza di reale conoscenza, ovvero si ha un pregiudizio per partito preso o per dogma o per fede o per ideologia. Quindi, se io ho una, una mente che è profondamente radicata su certe ideologie, l'idea di ritornare in un qualche cosa di antico, di arcaico, in qualche modo Trova una opposizione eh, che proviene dalla mia mente, dal mio inconscio, dalle mie idee profondamente radicate. Perché ricordatevi che la sfida più importante di ognuno di noi è quella di, in qualche modo, combattere i nostri pregiudizi, non quelli degli altri. I nostri blocchi interiori, i nostri muri, i nostri perimetri, i nostri limiti, la sfida più importante nel cammino della conoscenza, che vi ricordo, la conoscenza è una responsabilità individuale, non è demandabile ad un maestro. Se io ho un maestro o una maestra che mi insegna delle cose, non è lei responsabile della mia conoscenza, il maestro può testimoniare. Un qualche cosa che ha preso, ma poi la conoscenza è un atto privato. Ecco, noi dobbiamo comprendere che la conoscenza è in qualche modo anche un mettersi in discussione, e vi dicevo, sicuramente la parte più difficile nel percorso della conoscenza è quello di combattere certi, certi dogmi e certi pregiudizi che in noi sono profondamente radicati, anche quando riteniamo che una, che una nostra idea è invece estremamente razionale, ma potrebbe non esserlo. Io questo parlo per la mia esperienza, quindi parlo per me e per quello che io penso e per quello che ho vissuto nei miei percorsi di studio che ormai insomma, partono dagli anni, insomma, dal 1999, dagli anni 2000 che eh, sono entrato in questo mondo con dei lunghi eh, processi di conoscenza, sono partiti dagli approcci moderni e appunto in me era fortemente radicata la convinzione che la conoscenza antica fosse obsoleta solo perché è antica, proprio perché è una cosa vecchia, no, il vecchio a me non piace, mi piacciono le cose moderne, le cose aperte, la mente aperta. E quindi c'era in qualche modo un pregiudizio, un vizio di forma e diciamo dal 2015, da quando mi sono eh, anche inizialmente in modo forzoso, quasi obbligato eh, avvicinato, diciamo, alla conoscenza antica, ho avuto il primo trauma con il Tetrabiblos che lo ebbi anche prima del, del 2015, proprio il Tetrabiblos. Nei primi miei approcci mi portò a dire: Oddio, no, per carità. E quindi sono andato verso l'astrologia moderna umanistica, che mi offriva una narrazione più immediata. Poi, appunto, ho ripreso in mano il Tetrabiblos attraverso i commentatori. Ecco che mi si è aperto un mondo e ho capito quanta roba c'è nella tradizione astrologica o meglio nella letteratura astrologica, perché poi anche l'astrologia moderna si basa su alcuni, non su tutti, su alcuni principi della dottrina, ma eh, andando a studiare la letteratura, ripeto, astrologica scopriamo quanta conoscenza è presente in questa dottrina. Una conoscenza complessa, una conoscenza propria, cioè che appartiene all'astrologia e che non sconfina in altre materie. Quindi, oggi, l'astrologia, diciamo di questi tempi contemporanei, ha bisogno di appellarsi a certe discipline, diciamo così, moderne, giustamente, quindi, non conoscendo la filosofia naturale. E le conoscenze della letteratura antica e eh, le conoscenze quindi che provengono dalla dottrina per tradurre che ne so una venere un marte un giove mi appello a discipline più moderne quindi mi potrei appellare alla psicologia del profondo alla simbologia allo studio delle immagini archetipiche che è sicuramente un procedimento giusto, è un procedimento possibile, ma che quindi in qualche modo porta a vedere l'astrologia da, da un punto di vista diverso da quello che invece abbiamo nella letteratura astrologica, perché il punto di vista nella letteratura astrologica antica è diverso e si basa sulla filosofia naturale e sull'astronomia un'astronomia particolare che tra poco vi spiegherò grazie a Cardano. Quindi l'astrologia della letteratura astrologica si basa su concetti di filosofia naturale, di leggi naturali che appartengono alla fisica della terra e del cielo ed è una, una, um, un territorio ricchissimo di informazioni, vi assicuro, più ricco di quello che possiamo trovare nello studio simbolico di un corpo celeste, quindi c'è una narrazione molto complessa, molto articolata. Questo ha lo scopo quindi di testimoniare quanto la letteratura astrologica antica può offrirci ancora oggi nei nostri ragionamenti e sicuramente va detto questo, che l'approccio moderno mi ha aiutato in questi tempi ad entrare poi nel mondo della Tradizione per mettermi proprio in discussione. Quindi sicuramente avere un percorso di astrologia moderna anche di, di, di diversi anni, come nel mio caso, ti aiuta comunque ad entrare nel mood tradizionale, cioè non è vero che siccome uno studia astrologia moderna, non può entrare nel mondo della tradizione, anzi, quasi tutti hanno fatto così. Oggi, diciamo, le generazioni di oggi cominciano a scegliere e molti scelgono di partire da zero partendo proprio dalla surrogia tra tradizionale, se io dovessi fare una scelta oggi è ovvio che partirei immediatamente dalla surrogia tradizionale, proprio per eh, non contaminarmi troppo con altre cose. Però sicuramente la surrogia moderna ti aiuta poi ad entrare in questo mondo anche con eh, Diciamo, eh, con un po' di filtri, di cautele che ci devono stare sicuramente, perché scopriremo in questi approfondimenti come certi aforismi, insomma, non traducono cose così entusiasmanti o comprensibili. Quindi, dobbiamo anche cercare di ragionare, di interpretare certi concetti della tradizione con una mente anche. Arricchita da un mondo contemporaneo che è diverso da quello del passato, non in ambito astrologico, ma è diverso in ambito di conoscenze scientifiche e astronomiche. Perché oggi sappiamo eh, insomma, che le dinamiche celesti sono molto più complessi complesse, complesse dell'astronomia, che in qualche modo era concepita eh, nell'antichità, una astronomia geocentrica e di posizione. Quindi vi porterò in questo percorso dove andremo a vedere come proprio alcuni concetti della tradizione possono aiutarci a farci riflettere anche nella, nel nostro approccio nei confronti dell'astrologia, a prescindere, ripeto, dalla, dalla vostra, dal vostro orientamento. Io non sono, per esempio, né un astrologo della tradizione né un astrologo moderno, anzi queste etichette le... Abborro proprio, le, le odio proprio queste, queste distinzioni che creano che cosa? Creano sentimenti settari e eh, queste classi, creano queste elite che eh, io proprio non tollero. Io non sono né un astrologo moderno né un astrologo antico. Sono uno studioso di astrologia, punto. Studio l'astrologia, punto. Quindi non ho una fede da difendere. Non ho da difendere niente, da giustificare niente, studio, basta. E quindi eh, eh, arricchisco la mia mente e la mia formazione nel bene o nel male. Quindi, dicevo, a prescindere dal vostro orientamento, se vi piace la sorgia moderna, antica, qui non è una questione di eh, fede o di valorizzare una disciplina o piuttosto un'altra. Qui stiamo in un percorso di ragionamento, dove oggi vi porto, oggi nei prossimi giorni, anche degli approfondimenti su Cardano. Ma prossimamente vi porterò delle citazioni anche di autori moderni su cui poter ragionare insieme. Quindi vi porterò eh, alcune citazioni interessanti di Arroyo, di Alan Leo. Insomma, vedremo un po' di citazioni anche negli approcci, diciamo, moderni. <coughs> Qui partiamo dal Cardano, uno dei primi video perché poi ve ne porterò altri. E partiamo con gli aforismi che ho scelto che provengono dalla sezione 1. La sezione 1 è molto ricca anche di alcuni aforismi legati all'astrologia medica, che, eh, ovvero iatro matematica, sulla cosiddetta carta, ehm, carta del decubito. Eh, e quindi abbiamo una serie di eh, aforismi che non vi presento perché sono molto complessi e delicati e meriterebbero un approfondimento un po' più articolato. Vi ho portato quelli più, diciamo, comprensibili, diciamo così. Partiamo dal primo aforisma che è una sorta di introduzione, l'aforisma 24 della sezione 1 che già vedo l'ho scritto male, però ve lo, lo correggo mentre... Ve lo leggo. Gli sciocchi non tengono in considerazione e disprezzano l'astrologia. Premessa, anche nei tempi di Gerolamo Gardano, non c'è niente di nuovo sotto al sole, le contrapposizioni tra astrologi erano notevoli. Cioè, anche a quei tempi c'era una lotta tra astrologi, come c'è oggi. Eh, io sono moderno, tu antico... Eh, io so più di te, io ho l'approccio meglio. Anche all'antichità, anche nei tempi di Cardano, ma anche prima, c'erano queste contrapposizioni. Perché? Perché giustamente l'astrologia si basa su un processo di deduzione, di interpretazione. Quindi ognuno poi in qualche modo ci metteva del suo e quindi ci potevano essere degli approcci diversi nel modo di considerare le cose di come per esempio approcciarsi ad una genitura, come considerare certe cose o altre. Anche nei tempi di Gerolamo Cardano c'era questo tipo di, mh, di approccio, di atteggiamento, di comportamento, di contrapposizione. Quindi anche qui c'era chi voleva ergersi, come in questo caso Gerolamo Cardano, ponendosi al di sopra di altri. Perché in questo aforisma accusa, come leggiamo più avanti, coloro che usano l'astrologia rivolgendosi ad essa solamente da una visione misterica, che dobbiamo capire che cosa si intende per misterica. Infatti dice: chi vi si oppone è superbo, e cioè chi vi si oppone è superbo nel senso, chi si oppone all'astrologia nel senso di astrologia astronomica cioè di giudizio che arriva dal dato astronomico è superbo perché in quel periodo già cominciavano nel tempo di cardano ad esserci le prime forme di critica nei confronti dell'astrologia proprio perché cominciavano alcuni a chiedersi se è realmente possibile immaginare una influenza del cielo a causa di fenomeni astronomici? Quindi la posizione di Venere ci causa un matrimonio, la posizione di Venere eh, nel, nel cielo re relazionata alla persona, causa in base a come sta, se è visibile o meno, eh, come è messa nelle sue qualità, diciamo così, causerà l'amore, il matrimonio. La zitellaggine, eccetera, le passioni, eccetera, eccetera. Quindi, già nei tempi di Cardano c'erano delle perplessità, anche però rispetto non solo ad un, ad un ragionamento razionale. Eh, nei tempi di Cardano, anche per questioni religiose, dogmatiche, di fede, in qualche modo, l'astrologia, in qualche modo, contrastava un po' i concetti che in quel periodo erano molto. Importanti e striscianti del libero arbitrio, eh, del concetto di Dio, inteso come padrone di ogni cosa, solo Lui sa tutto di tutti e nessuno può sapere che cosa c'è nella mente di Dio. Quindi c'è questa contrapposizione già nei tempi di eh, Cardano. E infatti, dopo aggiunge: il divino infatti è misterioso. Questo mistero, bisogna capire che cosa intendeva Cardano. Pertanto, scrive, e ora qui correggo perché ho scritto male, chi lascia da parte le questioni naturali e al solo mistero intende rivolgersi è menzognero. Occorre in, in verità avere un sostegno. Cioè che cosa sta dicendo Cardano? Che se io mi... Riferisco all'astrologia solamente dal punto di vista misterico, ovvero esoterico, simbolico. Quindi, se mi rivolgo solo all'astrologia con, con un approccio simbolico, esoterico e spirituale, diciamo così. Rischio di produrre un dato menzognero, un'interpretazione menzognera non vera, non vera in che senso? Perché potrebbe non essere corrispondente al dato astronomico. Ecco qui: Gerolamo Cardano considera menzogna quell'approccio che non tiene conto del dato astronomico. Quindi, se io mi baso solamente sulla simbologia e basta, senza dare retta a come si messa alle luci del cielo, per Cardano quello è un approccio sbagliato. Perché secondo Cardano, ma anche molti altri, l'astrologia è molto particolare dalle altre discipline misteriche o oracolari. Per esempio, l'astrologia è molto diversa dalla cartomanzia dai tarocchi perché i tarocchi che cosa sono simboli quelli sì che sono simboli che io mischio eh, all'interno di un mazzo rispetto ad una domanda che mi viene posta butto giù 5 7 7 carte quindi 5 7 simboli e interpreto quei simboli punto in base a quelli a quei simboli che sono usciti darò una narrazione nel caso della dell'astrologia invece non c'è questo tipo di approccio cioè non è che se ho Venere in cancro è, una, uh, cioè è una, um, una posizione che emerge casualmente, come se avessi estratto Venere in cancro da un sacchetto di biglie dove ho preso la biglia di Venere in cancro. Ho Venere in cancro per una motivazione astronomica, per una motivazione celeste, per un motivo che è matematico inoltre io potrò interpretare la venere in cancro simbolicamente anche sì però potrei attraverso l'interpretazione simbolica non tenere conto di alcuni dati quindi io potrei avere una bellissima venere in toro per esempio io ce l'ho una bellissima venere in toro ma avere una, una venere assegliata dai malefici in casa 8, bruciata dal sole e eh, può essere pure in toro eh, ma insomma è una Venere che ha un po' di difficoltà nell'esprimersi con tutto che è in toro. Quindi simbolicamente di Venere in toro posso dire le, le cose più belle del mondo, bellissime perché è una bellissima Venere in, in domicilio, ma se astronomicamente questa Venere è invisibile, combusta, bruciata, assediata dai malefici. Può essere in toro quanto vuole, non funzionerà quella Venere dal punto di vista, ovviamente, del ragionamento dell'approccio, diciamo così, astronomico. Eh? Non è detto che sia così, qui stiamo ragionando su sul, eh, sugli approcci a livello astrologico. Quindi non basta, qui ci dice gerolamo cardano non basta il dato misterico dobbiamo avere dei dati matematici cioè astronomia l'astronomia in astrologia cos'è un'astronomia da di posizione è quella che insomma, per intenderci quella che usa il marinaio quando sta su una barca il marinaio su una barca se all'improvviso si rompe la bussola o il radar ha le conoscenze per alzare gli occhi al cielo specialmente nel cielo notturno e riconoscere alcune stelle, alcune luci per tracciare eh, nel cielo una mappa per arrivare verso la destinazione verso cui deve andare. Quindi il marinaio, proprio il marinaio che sta sulla nave, fa tutti una, fa una serie di studi di astronomia di posizione, una astronomia nautica. L'astrologia eh, contempla un'astronomia nautica. Perché è un'astronomia legata molto alla sfera locale, cioè al luogo in cui mi trovo. Perché è importante la parte del cielo che io osservo eh, nel momento in cui apro il grafico. Quindi, se devo aprire una carta eh, di un evento e sto a Roma, mi interessa la sfera locale di Roma, non me ne frega niente della sfera locale di Londra o di New York. Se devo. Analizzare un evento che è avvenuto a Roma, devo vedere il cielo di Roma, quella è la sfera locale. E inoltre per l'astrologo è importante tutto ciò che è visibile ad occhio nudo: i colori del cielo, il colore del tramonto o dell'alba, i colori che assume la Luna nelle sue fasi lunari, i colori e la luce quindi anche degli altri astri visibili a occhio nudo. L'astrologo usa un'astrologia di posizione e un'astrologia ottica, cioè che si presta in qualche modo alla, vi alla visione libera, cioè alla, alla percezione dell'occhio senza uso di, te di telescopi. Quindi è un'astronomia, quella dell'astrologia, non mi minoritaria, un'astronomia però che ha un approccio, una visione diversa, si basa molto sulla. Fascia eclittica, sulla fascia zodiacale dove passa l'eclittica. Anche qui spesso si fa no, la critica agli astrologi. Gli astrologi considerano i segni zodiacali eh, in modo sbagliato perché oggi le costellazioni per eh, una serie di movimenti della ottava sfera ormai non, so, non sono più nei posti in cui, la, eh, in cui eh, dice l'astrologo, quindi se. Io sono nato ariete, in realtà non sono più ariete, sono di un altro segno. Questo però è vero dal punto di vista delle costellazioni, delle stelle che si muovono. Però i dodici segni in ambito astrologico non sono riferiti alle costellazioni. Quindi le costellazioni non c'entrano niente. Io sono nato a giugno, il mio segno solare è quello dei gemelli, ma non perché il sole nel giorno in cui sono nato era dentro la costellazione dei di oscuri dei gemelli, ma perché sono nato in un periodo stagionale specifico. I dodici segni, in questo caso, sono dodici segni connessi o, re o relazionati al moto apparente del Sole. Quindi il Sole a noi ci appare che si muove, in realtà è la Terra a muoversi. La circonferenza che questo movimento del Sole crea si chiama eclittica. Questa eclittica cos'è? È una linea che sta a metà, è una mediana che sta a metà della fascia zodiacale che è che cosa? Un qualcosa di immateriale, è la suddivisione in 12 parti uguali dell'eclittica, punto, quindi non hanno, i segni non hanno nulla a che vedere con le costellazioni, non c'entrano niente, le stelle fisse poi se le volessimo usare in ambito della genitura... È proprio un capitolo a parte: i 12 segni non c'entrano niente con le costellazioni, è la divisione in 12 parti dell'eclittica. Come avviene questa divisione in base agli equinozi e solstizi, per farla breve, del Sole. Quindi i vari l'inizio della primavera che corrisponde con l'intersezione eh, del sole tra eclittica ed equatore, il sole che, che sale, Quel punto è il punto ariete, gamma, insomma, chiamatelo come volete, è il punto da cui inizia il grado zero dell'ariete. Quello è l'inizio del segno ariete. Quindi, stagionalmente, quindi, avremo queste intersezioni del Sole con... Segni tropici, quindi equinozio di primavera, equinozio di autunno, solstizio di estate, solstizio d'inverno, questi quattro punti che sono importantissimi, lo vedremo anche negli aforismi futuri di Cardano. Disegnano che cosa? Disegnano dei quattro punti fondamentali della circonferenza dell'eclittica e quindi della fascia zodiacale, vanno a identificare anche. I quattro segni cosiddetti, diciamo tropici equinoziali e solseziali e da questa conformazione abbiamo la suddivisione di tutti gli altri 12 segni che sono divisi in 30 gradi, hanno un certo tipo di ampiezza e di larghezza. E quindi i segni alla fine, che cosa sono? Quindi, quando io dico il so io ho il sole in gemelli, io sono gemelli, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che io sono nato in un tempo in cui il sole era in un segno primaverile, nella parte finale della primavera. I dodici segni raccontano i tempi stagionali che vengono decretati dal sole perché le stagioni non è che si autoproducono dalla terra, dal nulla, dal caso, sono un effetto del cielo. Le stagioni eh, è la testimonianza dell'esistenza di un influsso celeste. Quindi il sole causa le stagioni. E le causa anche eh, in modo specifico, in base a delle qualità che troviamo sulla Terra. In questo caso, è l'atmosfera, anche che permette un certo tipo di stagione, perché se non ci fosse, insomma, l'atmosfera sulla Terra, non avremmo assolutamente le stagioni così come le abbiamo, e avremmo un mondo probabilmente desertico privo di vita. Quindi è l'interazione tra cielo e terra. Tra in questo caso il sole e la, la legge del sole e la legge della terra, che abbiamo poi qui una interazione che produce l'evento della stagione. E i segni zodiacali rievocano le stagioni: l'ariete, l'inizio della primavera, il toro, il cuore della primavera, gemelli, la parte finale della primavera, il cancro, l'inizio dell'estate. Leone il cuore dell'estate, la Vergine la parte finale dell'estate e via dicendo per tutti gli altri segni. Tutto questo rimanda proprio all'idea che Gerolamo Cardano dice nella forisma 24, cioè che siamo comunque, che è necessario in ambito astrologico appellarsi non solo all'astrologia del mistero, cioè all'astrologia che oggi possiamo chiamare simbolica, spirituale, evolutiva, cioè tutte quelle forme simboliche dell'astrologia dell che sicuramente hanno un loro peso, hanno una loro radice. Gerolamo Cardano non ritiene, non è ateo, cioè non crede che il, eh, il fenomeno celeste non sia prodotto da Dio, vede anche lui nei fenomeni celesti l'intelligenza divina ma dice che questa intelligenza divina, questo approccio al mistero deve comunque trovare un suo supporto in un fenomeno che è quello astronomico, perché il fenomeno astronomico ha una sua logica, è lì che troviamo la logica di Dio, per chi ci crede, proprio nella logica matematica dei cicli dei pianeti, dei loro movimenti, delle loro qualità. Quindi il primo aforisma di Cardano ci offre una critica importante sugli approcci dell'astrologia che ancora oggi è un aforisma di estrema attualità perché questo aforisma può essere applicato agli approcci che abbiamo oggi dove spesso si dimentica totalmente il dato astronomico e questo è un grave errore perché l'astrologia si fonda su il dato astronomico, altrimenti dovremmo definirla in un altro modo: non più astrologia, ma astrolatria, per esempio. Allora, se pratichiamo un'astrolatria, potrei fare un'astrolatria anche con un sacchetto, appunto, di biglie in cui mi viene posta una domanda. Estraggo una biglia, mettiamo il caso, mi esce Marte in Toro e ti do un esito in base alla domanda. Però quella è un astro, cioè un approccio all'astrologia più diciamo oracolare, simbolico, esoterico. Esistono molte branche dell'astrologia esoterica. Io studio anche una branca molto affascinante dell'astrologia esoterica che si chiama astrologia arcaica, che in Italia ha portato Elenchinauer Saltarini. Ma è ovvio, quella è un'astronomia, è un'astrologia esoterica che non ha niente a che vedere con. Con la sorgia della che si basa sul dato astronomico perché, secondo Gerolamo Cardano, come vedremo poi in futuri eh, aforismi, l'influenza del cielo è un'influenza temperamentale, cioè non è un'influenza del tipo eh, Venere si trova lì e ti causerà per forza il matrimonio. Arrivare a dire sei predisposto al matrimonio è una congettura che, come vedremo nella narrazione di Cardano, arriva attraverso un ragionamento che è temperamentale, cioè in base alle nature della, delle luci del cielo, in base a come agiscono sulla mia natività, sarò inclinato alle passioni amorose, oppure sarò molto arido nelle passioni amorose. Quindi se il cielo della mia nascita mi inclina alle passioni di Venere, mi dà quel dato, punto. In virtù delle passioni amorose che il mio tema mi inclina, potrei dire sarai disposto o disponibile al matrimonio, poi se ci arriverò è ovvio che dipenderà anche da una mia scelta personale. Se il mio tema di nascita mi offre una uh, le le una inclinazione delle passioni, divenere molto affaticata, difficile, lesa, allora non ho una predisposizione, potrò dire il tuo temperamento non ti predispone all'amore, alle passioni, sarai predisposto più per altra roba. Questo è lo studio che anche il Cardano porta avanti, è uno studio temperamentale, naturale quindi non uno studio mh, sen di sensazionalismo, hai venere, così ti porterà a questo, cioè non è solamente il giudizio che proviene dal nulla, è un giudizio che proviene da uno studio che è temperamentale. Quindi nell'astrologia antica, per assurdo, c'è molta più razionalità rispetto a certi approcci che, abbia che si hanno oggi nell'astrologia contemporanea. Perché nell'astrologia contemporanea si arriva a dei giudizi attraverso il simbolo. Possono essere anche giusti, ma il giudizio attraverso il simbolo rimane una proiezione, mentre il giudizio che si arriva dall'astrologia naturale è un giudizio che è supportato da una logica temperamentale. È ovvio che anche nell'approccio dell'astrologia temperamentale e naturale dobbiamo porci dei limiti etici e dei perimetri che alcuni autori antichi non si pongono e questo lo vedremo non solo con il cardano, vanno anche un po' oltre il dato temperamentale. Per esempio personalmente oggi mi fermo molto al dato temperamentale delle inclinazioni. Non oso dirti se è destinato al matrimonio, punto e basta. Ti dirò se hai delle predisposizioni temperamentali per l'amore o no. E, ver e verifichiamo intanto se tali disposizioni rispondono poi al vero, come spesso è capitato nelle letture di molte geniture. Abbiamo visto come i significatori delle inclinazioni eh, dell'amore fossero molto eh, difficili, inflazionati, eh, retrogradi combusti posizionati male e infatti corrispondevano non tanto con il non avere delle storie di amore ma con delle estreme difficoltà nel lasciarsi andare ai sentimenti o nel momento in cui si ha una relazione si ha difficoltà a portarla avanti non ci si sente a proprio agio troppo uniti cioè, questo è lo studio che si deve fare, uno studio temperamentale che poi può produrre una variabile, una serie infinita di eh, giudizi e di variabili, che si parte però da un dato naturale ed è quello che dice Cardano, bisogna partire da un dato naturale, da un dato astronomico, da qualche cosa bisogna partire, da un dato che dà sostegno. Cioè per Cardano nell'Aforisma 24 è insufficiente dire ti do questo giudizio per una questione mis misterica o simbolica, ti devo dare quel giudizio spiegandoti il perché, avendo a supporto un certo tipo di eh, dato, in questo caso astronomico. Capisco molti a volte quando spiego i loro temi di nascita mi dicono eh, però cerca di togliere le parti tecniche no io prima di darti l'interpretazione ti devo dire come ci sono arrivato se ti devo dire che eh, tu avrai una grande fortuna in amore ti devo dire il perché te lo dico perché è una venere forte per esempio una venere esaltata fa un bellissimo aspetto con giove è in una casa operosa è visibile ha una l'attitudine buona, possibile, si relaziona bene con la luna, ha una, congiun una congiunzione Venere-Luna dove Venere è al centro della luna, nel cuore della luna, cioè ti devo arrivare a dire il perché, ti dico che sarai fortunato in amore attraverso un percorso, appunto, una trattazione anche tecnica. Questo è quello che vuole dire Gerolamo Cardano. L'approccio deve essere supportato. Ti dico che tu sei fortunato in amore per un supporto che è matematico e questo supporto ci deve arrivare da un dato astronomico, di visibilità, di giudizio astronomico, a prescindere poi se questa cosa ci prende o meno. Questo è proprio il tipo di approccio. Prossimo uh, aforisma, il 26. Qui... Cambiamo totalmente argomento e si entra nel, eh, diciamo, nell'argomento del concepimento. Aforisma 26 dice: Si dice che un bambino nasce allorché, uscito dal ventre materno, inizia a respirare. I dibattiti sul momento della nascita, anche nella letteratura astrologica, è un dibattito che non trova tutti d'accordo. C'è molta. Contrapposizione, anche perché c'è un capitolo particolare del Tetra di Tolomeo, che ci dice che la data più vera per un individuo sarebbe quella del concepimento, non della nascita. Cioè, eh, Tolomeo ragiona dicendo che il vero dato dell'individuo, cioè la vera data dell'individuo, è nel momento in cui viene concepito. Quindi intanto questo ci rimanda ad una questione etica, cioè in antichità Tolomeo con questa affermazione eh, ci testimonia che probabilmente lui eh, in questi tempi sarebbe stato contro l'aborto, perché in qualche modo è un personaggio Tolomeo che affermando che la vera data della della vita individuale è nel momento del concepimento, sta dicendo che nel momento in cui lo, sper lo spermatozoo entra nell'ovocita c'è il momento della vita, della nascita, vita, una nascita intrauterina, c'è un nuovo individuo. Quel momento sarebbe la data da usare per il nostro tema di nascita, ma giustamente lo stesso Tolomeo dice è impossibile avere questo dato anche se ci sono delle tecniche che permettono di calcolarlo, ma è un calcolo esoterico, quindi che non può essere preso in considerazione. Se riuscissimo ad avere il momento del concepimento, quella data sarebbe una data prioritaria rispetto alla data di nascita, cioè del parto. Questo ce lo dice Tolomeo, eh? non è che lo dico io, sta scritto sul eh, Tetrabiblos. Quindi se mettiamo caso se volessi avere la data esatta del concepimento dovrei eh, ogni volta che ho un amplesso con la mia compagna segnarmi l'ora e eh, se quell'amplesso produce una gravidanza eh, insomma diventa una cosa molto difficile avere eh, un dato certo e quindi anche Tolomeo dice comunque proprio per la difficoltà di avere questo dato può andare bene, va comunque bene anche la data del parto, ok? E eh, sulla data del parto anche qui ci sono molti commentatori che discutono del quando come, anche oggi, in età contemporanea, ci sono astrologi che si sono chiesti quando è il momento migliore, se quando si taglia il cordone, quando eh, piange. È, compli è complicato stabilire un momento esatto. Il cardano si limita a dire che il momento esatto è quando inizia a respirare. Quindi è il primo respiro. Eh, il primo respiro spesso del neonato è eh, corrispondente al, al suo pianto. Quindi in genere il bambino appena respira, la prima cosa che fa è piangere. A volte però ho letto che eh, nella appunto, letteratura medica è testimoniato che a volte il bambino appena nato non, non è detto che pianga, la maggioranza piange ma molti no, nascono e basta, Re respirano punto. Quindi non sempre c'è il pianto, in piccoli casi ci sono, il neonato nasce anche senza pianto. In genere però c'è questo pianto, questa particolarità del pianto che corrisponde quindi al primo momento che insomma, si liberano le vie respiratorie, il bambino assume una grossa quantità di aria e poi la emette con questo grido, con questo pianto che in qualche modo intende rappresentare eh, l'inizio della vita. Questo per Cardano è il momento della, eh, della, eh, da prendere, quindi l'ora, il, il, il minuto e il secondo da considerare, quindi nel momento in cui c'è il respiro. E poi arriviamo all'ultimo aforisma per oggi, perché poi ve ne porterò, come vi ho detto, altri. Quindi su alcuni aforismi sono più brevi, su altri mi soffermo un po'. In questo caso vi ho portato l'aforisma 79 che recita. Il piacere deriva dagli aspetti di Venere. Quindi intanto il cardano ci mette in rilievo che Venere è il pianeta dei piaceri. E ci sta quello delle gemme quando si trova nel luogo del sole o di giove, il piacere delle gemme. Quando Venere si trova nel luogo del sole, nel luogo di Giove, bisogna capire che cosa vuole dire Gerolamo Cardano, potrebbe dire una Venere in Leone, una Venere in Ariete perché l'Ariete anche è <coughs> segno di, es di esaltazione del Sole potrebbe dire una Venere in Pesci o una Venere in cancro anche, no? Perché il cancro è anche l'esaltazione di Giove, la Venere in Pesci è una Venere nella sua esaltazione e anche nel domicilio di Giove. Potrebbe indicare questo, secondo me indica questo, ma anche altro, tra poco vi dico, delle vesti nel proprio, quindi eh, l'amore, eh, diciamo, il, pia il piacere del vestirsi bene, si ha quando Venere è nel proprio, cioè nel proprio segno, una Venere in Toro, una Venere in Bilancia, eh, conferisce il gusto nel vestirsi, quindi avere un buon gusto, una buona estetica. Ma aggiunge Giove all'ascendente inclina a essere attratto dalle pietre preziose, quindi Giove pare che in qualche modo attira di più alla ricchezza, cioè al possedere le gemme, dei diamanti delle pietre preziose. E Saturno intrigono col Signore dell'ascendente determina invece l'interesse per le pietre incise. Su Saturno, abbiamo invece, quando è in aspetto armonico con il governatore dell'ascendente, ci potrebbe essere un piacere nell'incisione delle pietre. Per un, questo potrebbe essere un aspetto di un gemmologo, ecco, di una persona che incide. Le pietre all'epoca incidevano le pietre anche per produrre talismani, quindi mh, questo aspetto di Saturno con, con il governatore dell'ascendente in presenza comunque di una Venere e di un Giove. Quindi qui Gerolamo Cardano evoca sia Venere e Giove, sono i grandi e eh, i due benefici, in, in particolare Venere proprio per il gusto, l'estetica, eh, il lusso anche, no? in un certo senso il vestirsi bene, il curare, il proprio corpo dal punto di vista anche estetico, anche il truccarsi sia per un uomo che per, che per una donna, oggi anche gli uomini usano trucchi, usano creme, usano cose, è un rituale di Venere, è un rituale venusiano che in qualche modo ha lo scopo di esaltare la bellezza o di rallentare i processi dell'invecchiamento e non c'è niente di male. La chirurgia estetica è una disciplina, è una eh, branca della medicina sotto pro probabilmente l'autorità di Venere e non solo. Quindi c'è questa, questa, questa correlazione molto intensa che vedremo anche in altri aforismi in futuro, dove Venere viene mh, spesso rimandata al concetto del piacere, della bellezza, del vestirsi, del... Eh, ingioiellarsi, del usare creme, trucchi, abbellirsi, dell'abbellimento, del migliorare le proprie forme. Ecco questo è Venere. Unitamente anche a Giove, dove, per esempio, Cardano è come se ci vuole dire che Giove in ascendente è un bel pianeta perché fa amare le pietre preziose. Quindi, per analogia, avere un Giove in ascendente è avere. Un, eh, qualche cosa di prezioso dalla propria parte. Tuttavia qui è come se Gerolamo Cardano volesse indicare delle posizioni eh, nello zodiaco, quindi ci sta dando un concetto di essenzialità, ma come scopriremo in altri aforismi, il giudizio per esempio su Venere sulle inclinazioni per il eh, bestiario per le pietre preziose, per la bellezza, per le pulsioni amorose non dipende o non è soggetto solo al dato di essenzialità. Gli aforismi infatti hanno lo scopo di dare delle piccole tracce, ma poi bisogna prendere l'aforisma con le pinze, con le pinzette, e considerare la complessità poi del metodo astrologico, io qui ve lo anticipo in futuri Aforismi, c'è cioè proprio questa considerazione di eh, considerare non solo il dato essenziale come sta facendo, come sta richiamando in questo aforisma eh, il cardano, ma è necessario considerare anche delle questioni di accidentalità, la posizione nelle case, ma non solo, la, vis la visibilità o meno di un pianeta. Se è retrogrado o meno, se è lento o meno, se è in gradi pozzi, in gradi luminosi o in, o in gradi fumosi, eh, il, confine, il, il confine è più un dato di essenzialità. Se è retrogrado o meno, se è assediato, è vero, dai malefici o meno, se è supportato da un benefico, se ci sono delle stelle fisse attorno a Venere, per esempio, se sono stelle benefiche o malefiche. Questi sono tutti dati di accidentalità. Quindi, come vedremo in futuro, il cardano poi rimanda anche dei dati di accidentalità. Qui, come primo aforisma, è come se intende dire che comunque già avere un dato di essenzialità buono per Venere è già, diciamo, una possibile indicazione in cui questa Venere può dare dei piaceri al nativo. E quindi ci dice che la Venere eh, nel, nei luoghi del Sole, quindi una Venere eh, per esempio in Leone o in Ariete, o una Venere nei luoghi di Giove, quindi una Venere in Pesci o in eh, Cancro, è una Venere che fa amare le gemme, questo può indicare una Venere che ci porta a eh, riempirci di pietre preziose, di avere appunto delle pietre, di imbellirsi, ecco con le pietre preziose, no? con l'uso dei gioielli, diciamo così. Una Venere invece ci dice nella sua casa, quindi una Venere in toro, una Venere in bilancia, anche una Venere in pesci, perché i pesci è l'esaltazione di Venere, è una Venere che ci fa amare il vestiario, quindi attraverso il vestito, eh, la cura della, dello stile, no? De quello che oggi si chiama outfit lo studio dell'outfit, l'attenzione per il particolare, per i colori, per la moda, diciamo così, è anche quello un abbellimento che appartiene appunto ad una Venere nel suo domicilio, in toro, in, in bilancio, nella sua esaltazione in pesci. Poi ci sofferma su un giovane ascendente che ci fa amare le pietre preziose o ci fa attrarre per il lusso, per le cose che brillano, per le cose belle, per la, in qualche modo, i piaceri, ecco, anche edonistici delle cose belle, delle cose ricche, eh, preziose, chiamiamole in questo modo, e poi rimanda questa incisione che è particolare, su questo stavo facendo delle indagini, ancora non ho trovato molto, ma se troverò qualcosa poi ve lo... Dirò sull'incisione delle pietre, dove eh, il Cardano presumo dica implicitamente ci debba essere un buon Giove e una buona Venere, e inoltre, se diciamo ci fosse un rapporto tra Saturno e il governatore dell'Ascendente, potremmo avere anche colui che incide le pietre, quindi il gemmologo oppure colui che lavora con le pietre che le trasforma o perché no, una persona che in qualche modo è incline a eh, fare, perché no, le incisioni nei talismani. Spesso le incisioni talismani che avvenivano non solo su metalli, ma anche su pietre preziose. Ecco, questo è particolare, come vedete, questo, eh, questo concetto, questa indicazione del cardano. Bene, concludo qui. Ci sarebbe tanta altra roba da dire, ma mi sono dato un tempo di 50 minuti, quindi finisco qui, poi avremo altri approfondimenti, più in là, quindi eh, ritroverete in futuro, nelle prossime settimane, un'altra un registrazione e dove entreremo nella sezione 2, dove vi porterò altri 3-4 aforismi su cui ragionare insieme. Quindi vi aspetto al prossimo appuntamento e vi ringrazio per l'attenzione.